La casa dello sceriffo con la cella per i detenuti, il carro dei cowboy, le tende degli indiani e il tiro a segno, tutto riprodotto come gli originali del vecchio West. Prende il via questa sera al Festival Rosciano Country, l'evento organizzato da 150 volontari, degli amici di Rosciano e Rosciano Insieme, con il patrocinio del comune di Fano. Fino a domenica 16 agosto il parco Giulio Rivera cambia aspetto per far rivivere a grandi e piccini momenti all'insegna del divertimento in un'atmosfera dedicata agli Stati Uniti d'America del XIX secolo. Partiamo già da stasera con la Miss Over e la gara di briscola a 128 coppie, poi dopo domani abbiamo la serata dei giovani con i balli latini, i balli di gruppo, è un gruppo anche che suona di giovani. Venerdì abbiamo la tradizionale festa country con tutti i ballerini country, le musiche d'epoca del country. E sabato e domenica siamo sul tradizionale con il liscio, le orchestre e tutto tradizionale. In tutti i 5 giorni saranno aperti gli stand gastronomici con tutti i vari prelibatezze fatte dalle nostre donne. Caratteristico anche l'allestimento? Sì, caratteristico anche l'allestimento, come vedete diciamo il filone del country che abbiamo preso noi da qualche anno a questa parte. Noi investiamo tutto il periodo invernale con delle persone che appassionatamente, al posto di divertirsi diversamente, vengono a collaborare, a mettere su, montare, tagliare le legna. Tutto quello che vedete qui hanno fatto tutto gratuitamente tutti i nostri ragazzi. Ci saranno anche menù tipici? Sì, c'è il menù tipico del country, lo stufato del cowboy, le vallette di pollo, tutti i prodotti abbastanza speziati e pepati come si usava nel vecchio West.